Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Binge Drive, andremo a vedere il mio Evil Cargo. Vedremo come l'abbiamo costruito, vai. Qua c'è qua, ecco qua. Guardate qua com'è. Beh, innanzitutto dico che questo motore è 3000 di cilindrata, turbo diesel Nexon i6, che sviluppa ben 262 Nm a 1800 giri e 90 cavalli a 5000 giri. Quindi questo è un bel diesel, proprio un bel diesel. E poi vediamo che ci abbiamo più, vedete? Un bel 6 cilindri in linea. In posizione trasversale, si vedete qua con il turbo attaccato. Funziona pure lo scarico, ma si può vedere qua. Qua c'è il catalizzatore. Poi qua c'è il primo silenziatore. Aspetta, no, qua. Ah, ecco qua. Qua c'è il primo silenziatore, questo qua. E qua ci dovrebbe essere il secondo silenziatore. Ecco, sta qua dentro. Vedete, ma è pure che si vede, vedete, se per esempio lo attacco qua, si vede che c'è lo scarico qua. Per esempio se lo attacco da qualche altra parte, si vede che è collegato, quindi questo è anche un nuovo aggiornamento. Ha trazione integrale, quindi abbiamo questi assi, sia dietro che davanti, perché ha trazione integrale. Vediamo pure gli interni che sono spaziosi, ci può mettere tanta roba. Un bello spoiler in fibra di carbonio, qua ci abbiamo. Ci abbiamo il rimorchio, il gancio per il rimorchio che funziona benissimo e dopo ve lo faccio vedere. Ci abbiamo un cambio automatico, davanti ci abbiamo una faccia molto aggressiva, molto arrabbiata. Gli specchietti pure sono belli. Qua c'è il tappo per fare nafta, diesel. Ok, proviamo. Vediamo la luce. Non va la luce. Le frecce non lo so perché si vedono davanti. Davanti funzionano bene, abbastanza bene, però dietro no. Vabbè, ma questo non è un dettaglio importante, quindi andiamo, proviamo. Ok, avete visto come va? Sono buone pure le sospensioni. Ho fatto morbide davanti. La sospensione l'ho fatta morbide davanti. Vedete? Ecco qua. Sono veramente morbide davanti, mentre dietro sono più dure per portare carichi più pesanti. Vedete? Vedete? Per portare carichi più pesanti. Ora lo andremo a provare nella mappa dello Utah. Eccoci qua, siamo nella mappa degli Utah, nel deserto dell'America, e ora proveremo un po' quest'auto qua. Innanzitutto spawniamo qualcosa, qualche roccia, qualcosa. Ah no, wood planks. Qua ce n'abbiamo uno, mettiamolo qua dentro. Ecco qua, più dietro che avanti.
Sono troppo dietro. Ok, come potete ben vedere ci abbiamo messo due assi di legno. Guardate quando è carico, lo spada purtroppo se n'è andato. Cioè cade perché è veramente male. Non lo vediamo. Ce la fa infatti. Sta laggando il gioco. Non è, ci sta laggando tutto il gioco qua. Oh, si è capottato. Mannaggia. Ok, ora provvederemo a un rimorchio pieno di balle di fena. Eccolo qua, un rimorchio pieno di balle di fena. Vediamo se ce la fa trainare allora. Oh, vedi, vedete qua si attacca. Qua, ecco, mettere proprio qua. Ed ecco qua, fatto, attaccato. Vediamo se ce la fa. Sì, ce la fa. Quando pare sembra che ce la fa senza nessun problema. Andiamo pure un po' qua sopra per te. Ce la fa senza nessun problema, guarda. Questo è pure pesante, ce la fa però, eh. Andiamo un poco, che ne so, tipo fuori strada, dobbiamo andare fuori strada. Oh, sta succedendo tutto un casino. Oh, sono cadute le balle di fieno. Vabbè, ma... mettiamo... Guardate, guardate qua che abbiamo fatto, abbiamo collegato il mio Evil Cargo ad un rimorchio con un camion sopra. Guardate quanto è grande questo camion. E ce la fa, guardate. Ok, avete visto, ce la fa. Andiamo un poco in diverse parti, in salita andiamo. Questo motore poi tra l'altro è veramente silenzioso. Non si sente quasi niente. Veramente silenzioso, è buono questo motore, veramente. Andiamo un po' così. Andiamo per esempio qua, ecco. Oh no, mi sta capottando. Andiamo qua, dai. Guardate, guardate come ce la fa. Ce la fa, ce la fa, guardate. Questa è la marcia qua, vabbè. Ma mi fermo qua e riparto, vedete come va. Guardate. La massima coppia, guardate, che sta a 2000 giri. 1800 giri, però 2000 giri circa. Vedete, guardate come va. E ora siamo fermati qua. Ok, va bene. Mo resettiamo qua e facciamo la gara, dai. Ok, mo sapete come facciamo, no? Io, come sapete come faccio io. Siamo su Automation Test Track, quindi proverò come va veloce questa auto, come la manovrabilità. Quindi per ora potete alzare il volume anche per sentire il suono del motore, visto che è così silenzioso. E poi alla fine, quando siamo arrivati alla fine di questa gara, io incomincerò a parlare e dire cosa... i miei pareri su questo veicolo. Quindi ora potete alzare il volume per sentire.
eccoci qua. Siamo arrivate. Come potete vedere, si riesce a controllare abbastanza bene. Però non è fatto per usarlo in pista. È fatto come un furgone normale, però con la sospensione anteriore davanti e con le sospensioni più dure, con le sospensioni anteriore morbidi davanti e con le sospensioni posteriori dure dietro. Perché così, se vuoi portare qualche carico, allora puoi usare questo qua, che è anche bello da vedere. Sinceramente, ho preso un modello del 1980 circa e l'ho modernizzato mettendoci questi fari moderni davanti, pure con lo spoiler, che è bello. Il rimorchio dietro che funziona, vedete? Che si può attivare, che si può collegare. Qua la targa ci ho messo, quindi è pure legale. Davanti no, perché in America si può mettere solo dietro la targa. Cioè si può scegliere di mettere solo dietro, si può mettere pure davanti, però non è obbligato a metterla davanti. E anche queste maniglie sono belle. Le ruote pure abbassando. Messa le ruote abbastanza economiche così. In modo che non costa poi così tanto. Quindi tutto sommato è abbastanza buono. Quest'auto tende un poco a sottosterzare, però è buono comunque. Quindi una scelta alternativa se vuoi qualche carico. Spero che sia bello da vedere e che sia abbastanza veloce pure. Quindi io non ho più niente da dirvi. Non dimenticatevi di mettere un like, di iscrivervi al canale. Grazie per il like, grazie per il ma soprattutto se avete guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!